Buongiorno a tutti, dal vostro padre Bacillus. Siamo qui per una nuova fantasmagorica ricetta. Un dolce. È la famosa crostata 5 stelle. Iniziamo. Prendiamo la solita teglia, proviamo che sia una teglia. Dovete fare un letto di carta stagnola, così. Tirate la carta stagnola finché non diventa rotonda, così. Dopodiché si mette dello zucchero, molto particolare, perché questo zucchero arriva dal convento dei monaci terrapiattisti. Mi raccomando. Dopodiché dovete prendere della marmellata rarissima, dovete farla soltanto vedere, basta, perché poi dopo diventa troppo. Il solito buon vecchio vino stagionato in cartone, così. Dopodiché un biscottino del Bassotto. Non è per te. Vediamo? Dopodiché questa è una polvere che trovate soltanto alle pendici dei Monti Freddolosi. Così. Basta. Ultimo ingrediente finale. Una stellina. Prima parlate con la stellina. Devi farti in 5. Dovete gasarla. Ce la puoi fare. Se proprio volete fare i raffinati, una foglia di salvia e pennelliamo. Si prende la teglia, 200 gradi, e adesso, qua, come al solito, ci si connette coi grandi maestri. Figliuolo, il tuo grido d'aiuto giunge qui chiaro al santuario di Suor Crescenza. E dunque ecco a te i segreti, solo per l'anima saggia e pia. Pia, questi grandiosi consigli e il ricettario di Suor Crescenza. Andiamo al fornetto. Meraviglia, la nostra crostata 5 stelle. Forse ho esagerato con la polvere magica. Manca forse un po' di zenzero, ma l'ingrediente magico, lo zenzero. Anche per oggi al gruppo, che mangiati un biscottino. E anche per oggi è tutto, Paolo Bacillus vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima ricetta. Ciao!